Tornano gli appuntamenti divulgativi di cultura e identità. Mercoledì sera all'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro l'associazione ha acceso il riflettore su un tema teologico dal titolo Sotto Ponzio Pilato attraverso la relazione di Massimo Baronciani. È soprattutto una conferenza sul processo legale e storico nei confronti di Gesù, dove naturalmente Ponzio Pilato, che sarà presentato anche da Stefania Ciafoncini, avrà la sua importanza, perché è stato un processo spartiacque nel mondo occidentale, ma anche planetario, tra ciò che è stato prima e ciò che sarebbe stato dopo. Si agitano i concetti di potere temporale, di religiosità, di concetto anche di verità. Gesù Cristo è uno sconosciuto ai molti, ai più, quasi a tutti, fino a quel giorno. Da quel giorno e pochi giorni prima avviene qualcosa di fondamentale. La religiosità nasce 4 anni fa per volontà di Elena Mondello, il quale ci ha riuniti tutti quanti, ci dice: abbiamo trovato un'associazione che fa per noi, l'associazione di Edoardo Silvio Sbabini, e abbiamo subito iniziato a lavorare su dei progetti. Poi naturalmente ci ha bloccati il Covid e quant'altro, però stiamo già lavorando abbastanza bene, grazie anche alla forza di volontà di un obiettivo abbastanza, diciamo, forte e deciso. Lo scopo proprio del fondatore Silvio Sbabini e nostro è proprio quello di esplorare il territorio e valorizzare completamente le bellezze, ma non solo, la storia, il patrimonio che noi abbiamo, il patrimonio di monumenti, di castelli, di torri, di dipinti, di autori, di scrittori che sono appartenenti a questi territori periferici e che sono magari sconosciuti. Progetti futuri: abbiamo in cantiere nel mese di aprile un bellissimo incontro con Silvio Bozzi, che ci spiegherà la sua teoria sulla flagellazione di Piero da Francesco. È molto interessante, in quanto Silvia Ronchey, che era la più grande studiosa del quadro attuale vivente di Piero da Francesco, ha definito la versione di Silvio Bozzi quella definitiva.